Questa che vedete è l'apetao, cioè un asilo nido di ultima generazione, ad altissima tecnologia, pensate che c'è anche il geotermico, chiusa ormai da 2 anni, se non 3. Chiusa perché? Perché il comune dice che non ha soldi per pagare le persone che dovrebbero guardare i bambini e mantenere aperta la struttura. Ci saranno soldi per tutto, per questo no. Bene, vi dico, questa struttura costa 600.000 euro, è una donazione ricevuta dalla Pro Loco e donata al comune, dalle associazioni di Mantova, capitanate da un signore che si chiamava, poiché è morto, Luigi Masotto. È un posto bellissimo, è all'interno del parco di Murano Gigotti e anche questo è tenuto in vita. Vedere qua intorno non è che vedere sterpaglio, cose eccetera, dal lavoro e dalla buona volontà dei volontari della Pro Loco di Coppito. E questa che sto facendo chiaramente è una denuncia, perché adesso vi faccio vedere alcune cose. Avrete sentito sicuramente polemiche del tipo Murano Gigotti è chiusa, Murano Gigotti è chiusa, Murano Gigotti è chiusa. Ebbene, Murano Gigotti, compreso questo asilo, mentre tutti i MUSP scolastici sono recintati, questo è aperto. E non è che sia una cosa buona, e non è che sia una cosa buona, perché già i primi segni del degrado e dei barbari del XXI secolo si cominciano a vedere.